sono i cambiamenti economici che questo progetto, questa nuova circonvallazione e più in generale il quadruplicamento dei binari, appunto, e quindi lo sdoppiamento del corridoio porterà. Innanzitutto i lavori, i lavori della circonvallazione sono più di 1 miliardo e 200 milioni di euro di lavori, quindi ci sono delle ricadute evidentemente immediate anche sul nostro territorio in termini appunto di aziende e di lavori che rimarranno appunto all'interno del nostro territorio. Una volta realizzato ci sarà una serie di ricadute economiche sia per il territorio, riparliamo di nuovo di progetto integrato, ma il dare il là o il permettere di riqualificare un'intera area, vedi l'interramento anche della tratta storica, innesca una serie di riqualificazioni di valutazioni o di miglioramenti anche economici di tutto quello che è il tessuto nell'intorno. Un analogo studio o uno studio era stato condotto anche dall'Università di Milano nei primi anni 2000 proprio su questo tema e aveva appunto dimostrato quelle che erano poi le marginalità del mercato che potevano appunto trarre beneficio dall'interramento. Seconda cosa, abbiamo detto che la circonvallazione permette poi in futuro anche il migliorare quelle che sono le connessioni dei passeggeri e quindi allargare quello che è l'influenza del nostro territorio in termini anche di tempo e di qualità dell'arrivarci in maniera importante. E quindi anche dal punto di vista turistico l'arrivare a Trento a parità di tempo con un raggio di chilometri molto più ampio. Capite che ovviamente fa aprire notevolmente anche quelli che sono gli orizzonti e il bacino di utenza della nostra città che si basa sul turismo ovviamente e in particolare estero o comunque un punto di arrivo. Quali cambiamenti economici produrrebbe? A fronte di poche centinaia di posti di lavoro creati dal cantiere, si parla di 400 posti, tra l'altro occupati quasi totalmente da lavoratori del sud, ospitati per mesi e anni all'interno di container. Beh, oltre a questo, l'impatto sull'economia dei quartieri di Trento, soprattutto Trento Nord, ma della città stessa, rischia di essere enorme. A rischio sono innanzitutto tutti i lavoratori e le lavoratrici di San Martino. Senza considerare la qualità della vita di tutti i lavoratori e le lavoratrici, salariati o meno che siano, che dovranno accettare ore ed ore di coda tutti i giorni per raggiungere i luoghi di lavoro, a meno di non spostare la propria attività lavorativa al di fuori della città, chiaramente. Quali cambiamenti economici produrrebbe? Questa valutazione è strettamente correlata alla precedente. Si avrà certamente un deprezzamento delle aree limitrofe alla ferrovia per tutto il tratto dove essa rimane in superficie ed anzi ne viene aumentata la velocità. Mentre probabilmente vi sarà un incremento di valore delle aree della città, della zona centro e sud, limitrofa alla ferrovia, ove i treni merci non passeranno più. Occorre precisare che l'ipotizzato interramento della linea storica in corrispondenza del centro storico non fa parte di questo progetto e manca di qualunque fondamento economico, non essendo finanziato nemmeno per un euro. Occorrerà trovare le risorse di almeno 300 o 400 milioni di euro, assolutamente improponibili.